E non è facile, lo sappiamo tutti, la coerenza nella vita fra la fede e la testimonianza. Ma dobbiamo andare avanti e fare nella nostra vita questa coerenza quotidiana. Questo è un cristiano, non tanto per quello che dice, ma per quello che fa, per il modo come si comporta, questa coerenza che ci dà vita è una grazia dello Spirito Santo che dobbiamo chiedere. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus recitata dalla finestra del Palazzo Apostolico insieme a decine di migliaia di fedeli, ha ricordato l'importanza della testimonianza cristiana dei battezzati, che fanno parte della Chiesa, comunità degli uomini, pietre vive di un edificio spirituale santificato dal sangue di Cristo e dallo Spirito del Signore risorto. Lo ha fatto nel giorno in cui la liturgia ricorda la dedicazione della Basilica Lateranense, cattedrale di Roma, per tradizione la madre di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe. Un tempio materiale fatto di mattoni, ha spiegato il Papa, che è segno della Chiesa viva e operante nella storia. Una Chiesa chiamata dalla sua origine ad essere una comunità che confessa la fede in Gesù Cristo, Figlio e Redentore dell'uomo, testimoniandola nella carità. A questa finalità essenziale, ha concluso Papa Francesco, devono essere ordinati anche tutti gli elementi istituzionali, le strutture e gli organismi pastorali.